spiegare, si dice che l'allenatore ha fatto le scelte migliori. Bravissimo, ha azzeccato tutto. Ne butta dentro due, fanno due gol. Deve sempre far così. No, è così, a volte va bene, a volte meno, ma direi che oggi la sensazione che potessimo magari anche prendere il 3-1, perché l'abbiamo rischiato di prendere, sinceramente, ma di fare il 2-2 l'abbiamo data tutto il secondo tempo, perché nel secondo tempo abbiamo avuto tre palle importanti, due di Marsura e una di Corrado, con Ceccarelli che in tappino è riuscito a buttarla dentro. L'idea che eravamo comunque in partita l'abbiamo data. Avevo chiesto fino al primo tempo di dimenticarsi, eravamo un po' nervosi per i rigori, per gli episodi, perché comunque il secondo rigore è venuto fuori dopo gli 4 minuti passati. 49 e 15 secondi abbiamo preso il rigore, per carità, non è che dobbiamo attaccarci queste cose, però il primo rigore invece non c'è, non c'è, quindi Marsura credo, sai, Marsura, ma so che detto dai ragazzi dell'Albino Lefe, no, non c'è, e questo ci ha innervosito. L'Albino Lefe, a dire la verità, è una squadra che a me piace molto, che ha dei giocatori che negli spazi sono un po' come l'Alto Adige, fanno veramente male, e si è visto Pesenti quando ha potuto attaccare il campo aperto, ci ha messo veramente alle corde. Branduani ci ha tenuto in partita, e poi la grande voglia di questi ragazzi, non dimentichiamo, oggi siamo scesi in campo con 5-94, ma la grande voglia di stare nel campionato, di non chiudere questa meravigliosa cavalcata che stanno facendo, è stata superiore alle difficoltà, e poi sono stati anche un pelo fortunati, perché quante volte abbiamo, domenica scorsa contro il Sud Tirol, Miracoli da un metro preso la traversa, oggi Zerbo, che di testa non è sicuramente un drago, ha fatto un gol da punta vera. Devo dire che la situazione più bella per un allenatore è quando mette dentro dei giocatori e che rispondono come hanno risposto i ragazzi oggi. Meglio di così, gol, e felici per aver dimostrato di essere importanti per la squadra. Quindi bravi. Quanto parlare di fortuna in una partita in cui danno un rigore che non esiste, l'autogol. No, l'autogol. No, al primo tempo eravamo arrabbiati perché sembrava, vai a far spiegare, io ho combattuto fino al primo tempo proprio per far capire che c'è ancora un tempo, lasciamo perdere, poi ci arrabbieremo a fine partita, ma dobbiamo stare concentrati, non parlare con l'arbitro, perché comunque è stato un arbitro che ha fatto il suo lavoro per bene, e l'autorete però, anche quella, anche a me è andato nervoso, perché cazzo, prendere un gol così, io non so, ma non si è mai visto, eppure dai. Come è stata l'autorete di Dell'Orco? Cosa voleva fare? Ma secondo me sul cross di Regonesi Magli non l'ha presa. Dell'Orco, che se l'è vista sbucare, voleva girarla, la invece l'ha inzuccata. Secondo me la voleva girare verso il centro del campo. Invece l'ha girata, ma l'ha presa qui e è andata a buttare. Ma io in fase offensiva non avrebbe fatto gol. Io non ci sono sicuro che non avrebbe fatto gol. Sì, avevamo bisogno di dare un po' più di equilibrio, no? Perché comunque il primo tempo la mezz'ora è stata fatta molto bene. Il primo tempo, mezz'ora, abbiamo giocato bene. Gol in vantaggio, mai subito niente. Dopo il gol è venuto fuori, e questo mi dà fastidio, è venuto fuori delle paure che sono figlie di queste tre sconfitte che abbiamo avuto in questo periodo, di questa pressione che ci siamo creati di dover fare che cosa, chissà che, e abbiamo smesso di giocare. Smettendo di giocare vengono fuori dei difetti grossi che abbiamo. E avevo bisogno di dare un po' più di equilibrio, volevo a centrocampo Fabris, e in effetti sul gol Fabris ha fatto quello che chiedevo, grande corsa, grande energia a livello di polmoni, volevo lasciare Pinardi protetto con due giocatori giovani in salute, freschi, e Braccaletti riportarlo un po' meno ligio al dovere in mezzo al campo, liberarlo un po' da compiti tattici, e per mezz'ora ha funzionato. Poi ci siamo un po' complicati la vita, ma quello al di là dei giocatori, siamo noi che siamo, abbiamo bisogno di una vittoria, dai. Resta il fatto che contro l'Albino Lefe tre rigori subiti esistenti in mezzo. Sì, all'andata brutto, anche all'andata, sì. Ripeto, primo rigore mi è sembrato troppo veloce, cioè sembrava quasi che, però ci sta, no? Nella mischia, a dire la verità, abbiamo perso noi una palla sciocca, abbiamo concesso questa mischia che ha fatto, abbiamo indotto l'arbitro all'errore, però obiettivamente l'ultimo quarto del primo tempo l'abbiamo gestito proprio male, eravamo in grossa difficoltà, dietro eravamo fisicamente, avevamo dei grossi problemi oggi, eravamo proprio fuori ruolo qualcuno, chi si è arrabattato,
Corrado la sua prima partita dopo un girone intero, che dopo la prima mezz'ora di difficoltà devo dire che il ragazzo ha fatto anche la sua parte. Antonio anche lui non stava benissimo, poverino, era un po' incerottato anche lui. Dell'Orco, non il solito Dell'Orco solito, quindi dietro obiettivamente abbiamo sofferto. E poi Pesenti oggi sembrava veramente diavolato, perché aveva forza nella corsa che ci ha creato dei grossi problemi. Branduani, devo dire, chi ci ha salvato, ci ha tutto in piedi nel primo tempo con una parata su Pesenti, ma anche nel secondo tempo quando Volotti ha preso il palo, Branduani l'ha toccata col piede, l'ha toccata, lì l'arbitro non se ne è accorto, ma Branduani lì ci ha tenuto in piedi, forse eravamo ancora 2-1, vero? Sì. Eravamo ancora 2-1, quindi ci ha tenuto in piedi. Oggi Paolo, devo dire la verità, aveva bisogno anche lui, perché veniva da un paio di partite un po' sfortunate. Anche domenica il gol che ha preso, il terzo, cioè, tra quello di domenica e quello di oggi sembriamo veramente, non so, ma da mai dire gol, due gol così non avevo mai visti. Era un po' demoralizzato, e beh, oggi meno male, ha parato il rigore, ha fatto 3-4 interventi importanti, è uscito mezzo all'area nel traffico con coraggio. E beh, ci abbiamo bisogno. Abbiamo consolidato il decimo posto, che è il nostro grande sogno di mantenerlo, perché è difficile già quello. Se poi l'ultimo di campionato abbiamo rosicchiato ancora qualcosa, ce la giocheremo. Però noi ogni volta abbiamo detto playoff, ci siamo incriccati un po', abbiamo complicato la vita. Mentalmente forse non siamo preparati a certe pressioni, e lo concedo a una squadra così giovane. Però il decimo posto è quello che io continuo a battere, perché per me sarebbe già un onore, con una squadra del genere, con questa età media, riuscire a tenere comunque vivo il campionato, perché comunque oggi noi abbiamo tenuto aperto il campionato in tutti i sensi, perché avessimo perso con l'Albino F oggi, era finito il campionato, no? Le prime 9 e le ultime 6 o 7. Invece così c'è spazio per qualsiasi, in 4 partite, se una squadra va in crisi e un'altra in salute, può mangiare dei punti. Sono anche sotto di noi Lumezzane, Carrarese, Reggiana, comunque hanno ancora interesse a giocarsi delle chance. Io voglio consolidare questa posizione, e se poi all'ultimo di campionato abbiamo la fortuna, la bravura di essere lì a mezzo punto, a mezzo, un punto, due punti dalla nona, proveremo. Però non ne parlo, perché so che ai ragazzi questo crea dei problemi. Ma Mansur deve imparare a cadere, perché non si becca mai una pulizia. L'arbitro non gli fischia mai. Ma no, ma fa bene, e lui vuole imparare a cadere. Hai ragione, ma no, ma sono cose che, guarda, che hai ragione, ma io gli ho detto una cosa che non è da me. Nel secondo tempo gli ho detto: ma scusami, ma ti ha dato un colpo da dietro, non è malafede o slealtà cadere per terra, e fa parte del gioco, ti ha colpito, vai giù. Avevo bisogno di un episodio, una palla inattiva o un calcio d'angolo, e così abbiamo fatto gol, perché non era facile entrare in quella difesa. E lui niente, non è, scusi, non va mai giù. È Pesenti un po' più sveglio, eh. Non ma solo poverino. Adesso in 2 settimane di riposo, sì. Spera di recuperare. Sì, Beh, io mi auguro Tantardini e Donarduzzi di poterli avere a disposizione, perché abbiamo bisogno di fare delle scelte ampie, e loro due rappresentano per noi una bella varietà di scelte. E gli altri, chi è che abbiamo poi? Beh, Zampa, anche Zampa. Enrico è un giocatore per noi importante, è un giocatore di spessore, di mentalità. Ha subito un colpo alla coscia che gli ha fatto venire un ematoma clamoroso, ma 2 settimane la sosta viene puntino, perché ci permette di... Questi 3 giocatori credo proprio di poter dire che saranno recuperati. Se non succedono cose strane, col San Marino arriviamo forse per la prima volta dopo mesi al gran completo. Cosa va, da un certo punto di vista, dopo una vittoria così bella, così esaltante, è un peccato che si smorzi. È già successo l'andata, forse una roba del genere, qualcosa del genere. Perché comunque adesso la squadra è in gran... clamorosa, storica, penso, forse la più clamorosa della stagione. Sì. E forse l'onda lunga di questa vittoria poteva portare. Sì, è vero, è vero. Lo è peccato. Quantomeno ci permette però di recuperare. Però hai ragione, in questo momento è meglio tenere il fuoco acceso, che l'abbiamo bello. No, ci ha messo, sai cosa, Daniele? Ci abbiamo messo tutto. Io quello che chiedo, se avessimo perso saremmo stati delusi, avremmo gestito la quarta sconfitta, e lo so, io però devo andare un pelo oltre il risultato. Non sarei stato arrabbiato, perché è andato tutto.
abbiamo dato proprio tutto, gente con i crampi, ha dato tutto, si vedeva che hanno provato in tutti i modi. E cazzo, una volta ci è andato anche bene che abbiamo ribaltato, no, e per loro tanti dicevano, c'era gente che piangeva in spogliatoia. Non hanno mai provato queste sensazioni, un conto in primavera, un conto in Lega Pro a ribaltare un risultato, è una sensazione diversa. Ma piangevano come mai, gli aveva le lacrime agli occhi, Magli era commosso perché avevano bisogno, Branduani era... Poi i ragazzini non capivano, ma come è normale, cioè... Questo è il fatto però che quando c'è Pinardi l'atmosfera è diversa. Sai cosa Sergio? Quando c'è Pinardi ho l'impressione che i ragazzi dicano... Qualcosa lui tira fuori sempre dal cilindro, no? Pinardi, vabbè, è un giocatore... Pinardi negli ultimi 15 giorni ha fatto 2 allenamenti, Giovedì, venerdì, sabato mattina alle finiture e oggi ha giocato. Non stava benissimo, però... 12 minuti è caduto. Oggi è caduto, ha detto, 16 ciao. Minuti è ricaduto ed è uscito. Ma lì questa è mentalità, detto, professionalità e appartenenza. Lui è orgoglioso di giocare nella Feralpi e lo ha dimostrato quest'estate e lo sta dimostrando ancora. E devo dire che Braccaletti, vabbè... È un portento che fisicamente è immune a qualsiasi problema, mentre... No, beh, oramai, dai, domenica aveva la febbre, è riuscito ad andare in campo uguale. Ma Pinardi non pensavo che tenesse almeno 90 minuti, gli ho chiesto 2 o 3 volte, ce la faccio, ma meno male.